stop. Some blow, some fly. I ain't get my shot yet, but I'm gone. L'applicazione rileva in automatico quello che è l'importo da pagare. Io non so più come dirtelo. Non è Porsche. È Porsche con la E come la Scheisse di pronuncia che c'hai. Va bene, Susi, ok, la mia amica italo-tedesca che mi bastona, mi bacchetta, perché si dice Porsche, ok, no Porsche. Non lo sapevo, non lo so, però adesso lo so. Quindi, bentornati sull'Officina del Pilota, cari amici. Per chi non lo sapesse, io sono Matteo Torrisi e oggi salirò a bordo di un Porsche Boxster T718, ovviamente. Buona visione. Gli schiaccia tutti e due a bomba e lui si dovrebbe fermare a 6.000 giri. Ecco, vai, lascia. Oh, così. Ok. Mamma è arrivato il cazzotto di Aroschi. Certo, e non ha slittato. Così sei partito a razzo. Parti dal semaforo così, non lo so che c***o ti sta dietro. Comunque, okay, questa fa 4,5 0-100. Capito? Questo è quello dietro. Beh. Anytime. Usi tutti i giorni questa? Quasi tutti i giorni. Diciamo che facciamo il possibile per dosare l'uso, ma cercare di non lasciarla 20 giorni in garage, perché è un'amarezza. Porsche è tanto. La Porsche sono caratteristiche tecniche che comunque si sono consolidate nel tempo. Questa è una macchina particolare, perché comunque è una 718, è tra le Porsche la prima a montare un motore 4 cilindri nell'era moderna, perché poi, se consideriamo le prime Porsche, quelle degli anni 60-70, il 4 cilindri Boxster partiva da lì. Però diciamo che nell'era moderna è un po' un unicum, un qualcosa di nuovo nel panorama Porsche. Infatti i puristi Porsche l'hanno un po' demonizzata questa macchina, perché più che la macchina, il motore, perché è un 4 cilindri, però risponde a quelle che sono le esigenze del mercato. È sicuramente un motore che permette a chi come me desidera, come dire, entrare nel mondo Porsche, di approcciare a questo mondo senza dover per forza sostenere dei costi esagerati, perché comunque da un punto di vista di bollo, di assicurazione, un 2000 rispetto a un 3000, un 3004 sicuramente ha dei costi diversi. La particolarità di quest'auto è il bilanciamento dei pesi, perché questa è un'auto che ha un motore centrale come la Cayman, e per chi è amante della guida, e soprattutto come te, che da quando sei ragazzo vai in pista, sei partito dai kart, insomma hai un certo manico, sicuramente questa è una macchina più spendibile proprio nei circuiti. Non è una macchina che hai preparato per fare turni o fare track day o fare time attack. È pronto pista. Ci sono i puristi, quelli che vanno in pista e preparano l'auto solo ed esclusivamente per un uso pista, ok? Però tu ti puoi con questa macchina divertire a 360 gradi, sin dalla mattina quando vai al lavoro e poi la domenica, il sabato, la domenica, col gruppo di amici con i quali vai nei circuiti. E questa macchina comunque è una macchina che, se non erro, mi hai raccontato che giri a Vallelunga in... È 1,57 solo con olio freni, pastiglie originali. E gli pneumatici stradali? Pneumatici stradali, le Pirelli, voglio dire, di zero. Comunque è un bel andare. Matteo, sono sempre due i concetti: la disponibilità del singolo. La disponibilità del singolo è fondamentale, perché c'è chi approccia la pista e dice: io prendo una macchina, la preparo, mi diverto e la uso solo con quello. Esattamente. Ed è bellissimo, però a me quella macchina preparata mi piacerebbe anche utilizzarla tutti i giorni. Se mi avessero detto: Matteo, c'hai un bel budget, vuoi entrare nel mondo Porsche? Sì, ti avrei risposto di sì, molto volentieri. Da quando mi ha tamponato uno con una Porsche, che ho desiderato prendermi una Porsche nel 2003. Mortacci su.
questo pulsante, quindi puoi attivare lo scarico, poi ci sono altre, anche le sospensioni e quant'altro, oppure utilizzando il manettino, che è un optional specifico del pacchetto Sport Crono, che si può montare in Porsche, e tu la puoi mettere in Sport o in Sport Plus, puoi fare un po' di cose, varie impostazioni, e poi c'è anche addirittura l'impostazione individual che ti permette di settare a tuo piacimento i vari dispositivi, le varie situazioni elettroniche. E poi la chicca, la più chicca di tutte, è il tasto Sport Response, che per un attimo ti dà tutto quello che ha la macchina. Il tasto Sport Response, che per un attimo ti dà tutto quello che ha la macchina. Io adesso vorrei proprio capire da voi Porsche, da voi della Porsche, ma cos'è sta cosa? Cioè, veramente da poser. È come quando vi siete inventati, ma non solo voi, anche altre compagnie, il suono del motore amplificato attraverso gli speaker dell'impianto audio. Il tasto Sport Response, quindi ti dà tutto, che vuol dire che avrai una risposta più veloce del cambio e cos'altro non lo so, ma questa cosa dura 20 secondi, mi dice il buon Pio. Che cagata! Che cagata è! Cioè, adesso vorrei proprio parlare, affacciati qui sul canale, caro purista delle Porsche, che hai criticato il 996 perché non aveva più i fari tondi. Quella è una critica più giusta, ma allora cominciamo a criticare queste cagate qui dell'elettronica, di questo mondo sempre più filtrato. Ci piacciono le Young Timer, ci piace tantissimo il Porsche Boxster 718, il motore centrale ci fa impazzire, però questo tastino magico che ti dà tutto per 20 secondi e il suono del motore amplificato attraverso gli speaker dell'impianto audio... Purtroppo ci sono cascati. Momento in cui devi scendere a patti col diavolo e devi mettere il 4 cilindri per andare incontro a tante normative che, per carità di Dio, sono sacrosante, però non serve amplificare. No, raga, no. No, cioè, no. Non è detto che andando avanti con la tecnologia le cose migliorino. Non è detto, anzi. Quindi diciamo che in pista lo Sport Plus è il suo. D'obbligo. Sì, perché poi lo Sport Plus in automatico si abbina a un irrigidimento delle sospensioni che su questo modello sono già ribassate di 2 cm rispetto alla versione standard. Porsche 718 Boxster T. T è un allestimento che Porsche ogni tanto regala ai suoi appassionati, incentrato sul piacere, puro piacere di guida. È una macchina che quindi porta con sé determinati optional che prevedono, come dire, è più allestita rispetto a una Porsche base. C'è sicuramente meno possibilità di configurazione della Porsche, della macchina stessa, perché comunque non si possono mettere troppi optional estetici, però ci sono delle cose tipo le cinture colorate, e per ridurre il peso le maniglie della portiera sono state rimosse e sostituite da questi nastrini che possono essere di vari colori. Mi sembra che ci siano 3 o 4 scelte di colore possibili. Molto poi, pista, eh? Fa pista! La maniglia così in tessuto fa molto pista. Diverso, suona diversamente. Tant'è vero che quelli che fanno un po' i preziosetti dicono suona come una Subaru. Giudicate voi. Non è vero, io riporto ciò che leggo. Ma chi l'ha scritto? Arrivano è veramente emozionante. Sì.
sembra veramente molto preciso lo sterzo, eh. Cattiveria. Sì, beh. È pronta come dici tu subito. Sì, ce l'hai lì. Wow. E rimane bello rigido, anche a... Beh sì, setta anche la taratura del volante, più... Se già la metti in sport, comunque il volante tende un pochino a irrigidirsi, ovviamente. In Sport Plus acquista un pochino in più, ma la cosa più evidente è la risposta del cambio. In sport è un po' più sul, come dire, c'è quel qualcosa in più rispetto alla modalità normale. Lo scarico si apre. Da questo punto di vista, altre case tipo BMW, forse da un punto di vista di sound su quattro cilindri, riescono a offrire qualcosa in più. Sì. Però ti manca un po' il sound su sta macchina, da come parli mi sembra di capire sta cosa. Ti manca il sound, quello da pelle d'oca. Lo cioè, so, non che sia brutto, è una macchina civilizzatissima, capisci? Ho capito che intendi. Cioè, è molto infiocchettato, perché comunque sei in un abitacolo estremamente prestigioso, quindi anche l'insonorizzazione ti fa arrivare meno quella vibrazione, perché poi tu sai che il sound è anche una questione di vibrazioni. Certo. Quindi capisco quello che vuoi dire, però è anche vero che, cioè, vedi la tua persona, il tuo, diciamo, status symbol, il modo in cui ti vesti, vai in giro, il lavoro che fai, anche quello comunque sono una componente nella scelta poi di acquistare un'auto piuttosto di un'altra. Certo. Se volevi andare a fare il matto, magari ti prendevi una JDM con 500 cavalli che scoppiettava tutte le... Bene amici, stiamo entrando negli ultimi minuti del video. Guai a te se non ti iscrivi a sto canale adesso. Guai, guarda! A quanti giri vuoi cambiare? 7200. Senti come frena. Frena. L'ho sfiorato, eh? Sì, sì. Mamma mia. Ti dirò, il sound che te, secondo te non è il massimo, io più la guido più mi piace. Sì, no, beh, alla fine. Diciamo rinviare la prima. Cambia che è una bellezza. Da pista, comunque, oltre ad avere un fascino e un comfort che, ragazzi, solo Porsche, dici, con questa ci vado in pista e ci vado pure al ristorante. Sì, sì, questa... La Ferrari è più bella, è italiana, però è più coatta, bisogna dire la verità. Sì, è vero, è vero. Ti ammazzerete per quello che ho appena detto, ragazzi. Ecco, dimmi una cosa, questa c'è pure il cambio meccanico? Sì, ho preso il PDK perché, vuoi o non vuoi, ti dà più valore all'auto nel tempo. Ah, sì, eh? Non per il purista? O anche per il purista? Ma il purista Porsche gli piace anche. Ma poi sto purista Porsche, me lo fai vedere in faccia com'è fatto? Io non riesco a capire. Puro. Se parlo sempre di sti puristi. Sti puristi a me mi sono andati antipatici, sinceramente. Puro, è puro. Siccome la gente lo vuole sapere, non ti chiedo quanto l'hai pagata tu, ma quanto costa questa macchina? Dimmi. Beh, costa 93, così com'è. Domanda di fine video. Mi è piaciuta questa Porsche Boxster? Certo, sì, mi è piaciuta. È una macchina dalle linee fantastiche, bellissima. Non rispecchia quelle che sono le mie caratteristiche. Io sono un po' più rock and roll, un po' più rozzo di spirito, di animo. E forse la mia Subaru è più adatta per me. Per Pio, il proprietario dell'auto, è l'ideale, perché va al lavoro e va a fare i turni in pista la domenica con gli amici con la stessa vettura. Rispecchia un po' quello che è il suo status symbol. Macchina prestigiosissima, molto bella, però anche vero che costa 90.000 euro. Io con 90.000 euro non comprerei questa.
ci sono per me tantissime altre opzioni anche alla metà del prezzo più adatte a me. Ma io voglio sapere da te qual è la tua auto preferita. Se avessi un budget di 90.000 euro, già mi immagino nei commenti cosa scriverete qui sotto. Io non c'ho neanche 9 euro, figuriamoci 90. Sogniamo un po' insieme, neanche io ce l'ho. Facciamo finta che ci piombano 90.000 euro dentro casa, sotto al materasso della camera da letto, e domani possiamo andare a comprare l'auto dei nostri sogni. Qual è la tua auto con 90.000 euro? Fammi sapere, sono curioso. Leggo sempre i commenti, conteniamoci nei commenti. Cioè, nel senso, facciamone tanti, ma scriviamo cose educatamente. Scherzo, ci vediamo nel prossimo episodio, perché questo video termina qui e io vi saluto, come al solito vi stimo e vi ringrazio per la visione e vi ricordo di iscrivervi al canale. Ciao, da Matteo Torisi di Officina del Pilota. Boom.